Migliaia di capi d'abbigliamento delle più note griffe della moda come Fendi, Gucci e Louis Vuitton, un Audi A6 Allroad nuova di zecca e 110.000 euro nel suo conto corrente per fare la bella vita a dispetto di uno stipendio da semplice impiegata. Ammonta ad oltre 2,5 milioni di euro il tesoro che nel giro di 2 anni, dal 2010 al 2012, una 49enne di San Vendemiano ha fatto sparire dai conti dell'industria metalmeccanica nel coneglianeese per cui lavorava come addetta ai pagamenti. La dipendente infedele è stata arrestata dalla Guardia di Finanza di Conegliano lo scorso 12 dicembre. Dopo 2 mesi passati in cella alla Giudecca, ora si trova agli arresti domiciliari nell'abitazione in cui vive con marito e figli. Una ottima capacità di gestione dei sistemi aziendali di contabilità e di tesoreria, attraverso la quale riusciva a disporre determinati bonifici, movimenti di denari, senza lasciare traccia. Ovviamente usava dicitura classiche della contabilità aziendale, per cui per non attrarre l'attenzione, quali bonifici conto fornitori, fatture da emettere, fatture da ricevere, via dicendo, per nascondere o mascherare al meglio questi che erano bonifici che nulla avevano a che fare in realtà con l'attività dell'azienda per la quale la stessa lavorava. Sì, 2 milioni e mezzo di euro nel giro di 2 anni, comunque la maggior parte dei beni sono stati tutti recuperati e ora spetterà all'autorità giudiziaria procedere nel loro settore. Soprattutto probabilmente per le griffe, visto che sono stati sequestrati circa 1000 capi di abbigliamento di note griffe italiane ed estere. Da un lato sia appunto gli innumerevoli acquisti operati dalla signora, che comunque risultavano semplici dipendenti, poi collaborazione anche da parte dell'azienda vittima, ovviamente, ci ha permesso, attraverso accurate indagini finanziarie svolte da tutto il territorio nazionale, ma anche attraverso interfaccia con gli altri colleghi di Milano, di Venezia, di Firenze, che hanno collaborato per ricostruire l'intero giro d'affari, quindi recuperare tutta la gran parte della merce.